Bene, accomodatevi. È bello poter cantare insieme, lodare il Signore. E, bene, io vi invito già a aprire le vostre Bibbie, sia qui che a casa, ovviamente. E apriamo la Bibbia nel libro degli Atti, Atti capitolo 10, dove stiamo studiando quello che è accaduto a Cornelio. Cornelio era un centurione, abbiamo visto la scorsa volta, quindi un italiano vero, anzi diremo romano, e quest'uomo, abbiamo visto la scorsa volta, aveva, diciamo, delle cose veramente che lo Spirito Santo sottolinea nella sua parola. Per esempio, abbiamo visto la scorsa volta che lo Spirito menziona la sua fede. Era un uomo pio e timorato di Dio. Poi menziona anche la sua famiglia, perché dice egli timorato di Dio con tutta la sua famiglia. E poi abbiamo visto anche lo Spirito Santo menziona il suo fervore, perché Cornelio faceva molte elemosine, dice il testo, al popolo e pregava a Dio assiduamente. Quindi adesso abbiamo visto la scorsa volta diverse situazioni, no? Per esempio come, cosa succede ai pagani che non hanno mai sentito parlare di Cristo, no? Vi ricordate, abbiamo parlato di questa domanda che spesso alcuni ci fanno, e questa è una domanda che spesso viene fatta per mettere in cattiva luce la giustizia di Dio. Non è che si preoccupano delle persone che sono sperdute al mondo, e lì chi ci predica? No, stanno cercando di sminuire la grandezza, la giustizia di Dio. Però abbiamo detto anche che Cornelio, diciamo, conosceva Cristo, non conosceva Cristo, ma stava cercando Dio. E aveva delle qualità, e abbiamo visto che quando qualcuno ha un cuore aperto per cercare Dio, Dio lo onora, si farà trovare. Poi abbiamo iniziato a vedere come e quando si trova una persona che cerca Dio, Dio di solito cosa fa. Abbiamo visto cosa fa, manda il messaggero, vi ricordate? Era l'ora nona erano... Che ora erano l'ora nona? Erano le tre di pomeriggio, arriva questo messaggero, poi c'è anche il messaggio che dà Dio a Cornelio, era quello di andare, di mandare degli uomini a Joppe e di far venire un certo Simone, detto anche Pietro, eccetera, eccetera. Allora, questa sera, diciamo, aggiungeremo qualcosa ancora, vi ricordate poi l'importanza della testimonianza? Perché non sono gli angeli a testimoniare? Perché non sono gli angeli a evangelizzare? Sicuramente lo farebbero meglio di noi, ma perché? Vi ricordate qualcosa? Perché questo compito è stato affidato a noi e non agli angeli? Non ve lo ricordate? Perché la testimonianza di un credente ha un peso speciale. Quando qualcuno di noi dice queste testuali parole, una volta ero perso come te, ma un giorno Gesù mi ha salvato. Queste sono parole che cambiano totalmente la nostra vita, ma possono cambiare anche la vita degli altri. Nessun angelo può parlare così. Nessun angelo potrà dire ero perduto e ora sono salvato. Perché gli angeli decaduti non c'è possibilità di salvezza. E gli angeli che rimangono col Signore non hanno la possibilità di testimoniare di questa salvezza, perché già sono salvati, quindi non conoscono l'essere perduti che noi purtroppo conosciamo. Allora, invece adesso continuiamo il nostro cammino su questo capitolo 10 di Atti, e vorrei tanto che si leggessero alcuni versetti, però lo voglio far fare a voi. Posso prendere il microfono? Chi vuole leggere i versetti da 9 a 17? Nicola. No, vieni dal posto tuo. Tanto sentono la voce.
Leggiamo insieme dal 9 al 17. Dal 9 al 17, quindi. Il giorno seguente, mentre quelli erano in viaggio e si avvicinavano alla città, Pietro salì sulla terrazza, verso l'ora sesta, per pregare. Ebbe però fame e desiderava prender cibo. Ma mentre glielo preparavano, fu rapito in estasi. Vide il cielo aperto e sceglierne un oggetto simile a una gran tovaglia, che, tenuta per i quattro angoli, veniva calata a terra. In essa c'era ogni sorta di quadrupedi, rettili della terra e uccelli del cielo. E una voce gli disse: «Alzati, Pietro, ammazza e mangia». Ma Pietro rispose: «No, assolutamente, Signore, perché io non ho mai mangiato nulla di impuro e di contaminato». E la voce parlò una seconda volta: «Le cose che Dio ha purificate, non farle tu impure». Questo avvenne per tre volte. Poi d'un tratto quell'oggetto fu ritirato in cielo. Mentre Pietro dentro di sé si domandava che cosa significasse la visione, ecco gli uomini mandati da Cornelio, i quali, avendo domandato della casa di Simone, si fermarono alla porta. Fin qui? Facciamo fino al 23. Allora, alla porta. Avendo chiamato, chiesero se Simone, detto anche Pietro, alloggiasse lì. Mentre Pietro stava ripensando alla visione, lo Spirito gli disse: «Ecco tre uomini che ti cercano. Alzati dunque, scendi e va con loro, senza fartene scrupolo, perché li ho mandati io». Pietro scese verso quegli uomini, disse loro: «Eccomi, sono io quello che cercate. Qual è il motivo per cui siete qui?» Essi risposero: «Il centurione Cornelio, uomo giusto e timorato di Dio, del quale rende buona testimonianza a tutto il popolo dei giudei, è stato divinamente avvertito da un santo angelo di farti chiamare in casa sua e di ascoltare quello che avrai da dirgli». Pietro allora li fece entrare e li ospitò. Il giorno seguente andò con loro e alcuni fratelli di Joppe l'accompagnarono. Ok, fin qui. Okay. Allora, cerchiamo di esaminare adesso insieme questo testo che è davvero molto interessante. La domanda che vi faccio, e vediamo se riuscite a rispondere, penso che non sia difficile rispondere, ma cosa faceva Pietro sul terrazzo e che cosa gli accadde? Nella lettura emerge cosa faceva e cosa gli accadde. A prima acchito, cosa si può dire di questo? Era sul terrazzo, pregava, sì. Vide questo oggetto che scendeva, poi sembrava una specie di tovaglia, sì. Adesso concentriamoci su questa scena, perché questa scena, la scena adesso si sposta da Cesarea, dove c'era Cornelio, perché Luca scrive inizialmente, si colloca la storia a Cesarea, adesso da Cesarea passa a Joppe e da Cornelio a Pietro. Quindi i personaggi e anche i luoghi cambiano. Era mezzogiorno, l'ora sesta. Mezzogiorno è l'ora sesta, non gli si può dire nulla. Lo capiamo dal versetto 9. Pietro salì sul terrazzo dove era ospite. Allora io mi immagino, vi è capitato mai di essere ospiti? A me tante volte. Però quando trovo una casa che è vicino al mare e sei ospite, è come se tu stacchi la spina da dove... È come se tu andassi in vacanza, no? Questo mi è successo pure quando sono stato ospite da Elias, in Uzbekistan. Sì. È interessante che Pietro salì sul terrazzo dove era ospite e Joppe, voi sapete, è sul mare. Quindi immagino questa casa, questa villa sul mare, e per godersi quella che era la brezza del mare a mezzogiorno e magari avere in questo terrazzo qualche minuto di pace, qualche minuto di tranquillità. In altre parole, penso che sia salito sul terrazzo per pregare. Fra l'altro, all'ora sesta era anche l'ora della preghiera. E quindi
Pietro sale qui su questo terrazzo per parlare, per comunicare col suo amato Signore. Però, come spesso accade, non so se a voi accade, negli ultimi tempi che stiamo iniziando a carburare per quanto riguarda la preghiera e il digiuno, no? Vi succede? Quando dobbiamo digiunare, che succede? Si sprigiona la fame, vi succede a voi? Ma io venerdì scorso non vi dico. Cioè, abbiamo finito di fare l'incontro di preghiera, venerdì scorso io ho dovuto mangiare subito. Avevo una fame nera, nera, nera. Voi vi succede pure? Allora, che cosa accade qui a Pietro? Questa volta Pietro, mentre sale sul terrazzo per pregare, fu sopraffatto dalla fame. Guardate il versetto 10, dice così. Era sul terrazzo verso l'ora sesta per pregare, ebbe però fame, e non solo ebbe fame, e desiderava prendere cibo. Ora, quando si va in vacanza, non so perché, ma si sviluppa di più la fame, non lo so perché. Ora, io mi ci rivedo in Pietro, in un certo senso. Però è interessante che Pietro sale sul terrazzo per pregare e, come stiamo vedendo, la preghiera, in fondo, e lo diciamo sempre, però nell'atto pratico lo stiamo anche vedendo qui, è una battaglia costante. Per mantenere proprio concentrata la mente alla preghiera, è una battaglia, perché lui sale sul terrazzo col proposito di pregare, gli viene fame. Però io sono salito sul terrazzo per pregare. E quindi quando subentra questo, il nostro corpo ha come, diciamo, le sue richieste, dice: vabbè, tu vuoi andare a pregare, va bene, ma io c'ho fame. È dura. E quindi diciamo che le esigenze del corpo si intromettono anche in un privilegio che è un privilegio, direi, glorioso ed emozionante come la comunione diretta con il Signore della Gloria. Cioè, in fondo, tu sali sul terrazzo per pregare, vedi questo mare immenso e inizi a pregare per la vastità, no? Della grandezza di Dio. Però c'ho una fame. C'ho fame. È l'ora del pranzo. L'ora sesta, mezzogiorno, è l'ora del pranzo. Il fatto che fosse l'ora della preghiera non faceva differenza, diciamo, tutto ciò a cui Pietro poteva pensare era proprio il suo bisogno di mangiare in questo momento. Il versetto 10 ce lo dice: desiderava prendere cibo, e mentre aspettava che il padrone di casa, insomma, l'ospite che lo ospitava, preparasse il cibo, malgrado lui era sul terrazzo che magari stava aspettando che Simone, il coiaio, preparasse il cibo, cercò di nuovo di corrompere i suoi pensieri alla preghiera. Cioè, era combattuto: prego per la situazione che si sta creando, però c'ho fame. Poi magari quello stava cucinando e sentiva il rumore della cucina, pure l'odore che saliva sul terrazzo, perché le cose, il fumo sale. Insomma, era un momento molto, molto particolare. È interessante osservare come tutte le cose, ma proprio tutte, coprono al bene. Pietro stava pensando al cibo, ci fate caso? E una cosa interessante, mentre studiavo questo testo, è che mentre lui va per pregare, ha fame, pensa al cibo, Dio usò il cibo come base per la visione che ora cadde su di lui. Vuole pregare, ha una forte fame, però Dio gli deve comunicare una cosa importante. Guardate quando Dio è ironico, in un certo senso. Ha fame, gli faccio vedere da mangiare adesso. Gli presento delle cose da mangiare. Dio, diciamo, usò della gran fame di Pietro, che aveva Pietro, per rivelarsi a lui, per rivelarsi a Pietro. Però una cosa importante che penso qui dobbiamo mettere enfasi è che tutta la Bibbia ci insegna che bisogna pregare. Vi viene in mente qualche versetto che ci insegna che non dobbiamo mai smettere di pregare, o comunque che dobbiamo pregare? Citato alla memoria. Più forte però. Siate perseveranti nella preghiera. Altri versetti, dai. Non cessate mai di pregare.
Vi viene in mente qualcos'altro? Cioè, pregate gli uni per gli altri. Gesù stesso diceva in Luca 18, presentava una parabola per dire che bisognava pregare sempre, del continuo. Insomma, tutta la Bibbia ci insegna che bisogna pregare. Ora, inoltre è importante la motivazione della preghiera, giusto? Non tanto perché andiamo così, preghiamo religiosamente, no, la motivazione che è alla base della nostra preghiera è importante, nonché la sua esternazione. Ovviamente non è che io ho intenzione di pregare, però non esterno la preghiera, invece è importante esternare la preghiera, quindi dichiarare il proprio pensiero o i propri proponimenti, sentimenti davanti a Dio in preghiera. Ora, forse per fare una piccola applicazione alla nostra vita, mettiamo la preghiera al primo posto nel nostro programma giornaliero? A proposito, posso fare una domanda? Inizia a farsi il callo alle ginocchia? Chiudete la porta, perché non è bello che qualcuno magari vi vede mentre state in ginocchio e dice: ma questo che fa? Niente, stavo cercando di essere in comunione col Signore. Le ginocchia devono iniziare a farsi il callo, vi ricordate? Magari non proprio con un cammello, perché non è, però iniziamo. Torniamo al nostro testo. Avete domande fin qui? O qualcosa vi colpisce? Vi colpisce la fame, vero? Capisco che vi colpisce la fame che aveva Pietro, una fame. Io adesso non so com'era Pietro, se aveva la pancia, non aveva la pancia, se faceva la dieta, non faceva la dieta, mozzi, non mozzi, non so. Aveva fame, aveva tanta fame. Però sto pensando, ma allora della preghiera e la salvezza del giorno dai giudei? Sì. Però erano anche, alcune volte i giudei aggiungevano delle cose in più, diciamo, non era proprio magari l'ora stabilita, ma l'aggiungevano per essere ancora più quotati davanti a Dio. Ecco. Non è quella della mattina. Quella della mattina era una cosa, questa era una cosa, anche quella del pomeriggio era un'altra cosa aggiunta, però comunque i giudei seguivano queste tradizioni, diciamo. C'è un ma. Lo preparavano pure anche in estasi. Sì. Immagino che sarà rimasto, cioè non se ne accorto nemmeno perché l'ha rapito. Aveva fame mentre stava preparando tutto, pa! Ma adesso ci arriviamo a questo. Okay. Ora qui ci sono tre visioni, no? Pietro ha tre visioni sul terrazzo, che è al piano di sopra, e Pietro ha una visione che in realtà si ripete tre volte. Va bene? Ci sono, quali sono i contenuti? È il comando in questa visione. I contenuti li vediamo nei versetti 9 a 12, fra poco ci arriviamo piano piano. Pietro vede un grande lenzuolo scendere dal cielo che conteneva tutte le specie di animali puri e impuri e abominevoli, diciamo così. Aveva fame, però quando vede questo lenzuolo iniziò. Questi sono i contenuti. C'è il comando, no? Guardate i versetti 11 a 13, li rileggiamo piano piano. Vide il cielo aperto e un oggetto che scendeva verso di lui, simile a una grande tovaglia calata a terra per i quattro angoli. In essa c'era ogni sorta di quadrupedi, rettili della terra e uccelli del cielo. E una voce gli disse: alzati Pietro, ammazza e mangia. Ora, c'erano quadrupedi, rettili della terra, io già i rettili, vabbè, gli uccelli, ancora, ma i rettili, vabbè, comunque. Però una voce dice dal cielo: alzati Pietro, ammazza e mangia. Qui c'è l'ordine di Dio. In questa visione c'è l'ordine di Dio: uccidi e mangia. Vi ricordate l'arca di Noè? In questo lenzuolo vi era ogni tipo di animale. Stiamo parlando di questa visione, no? Di questa visione che ha avuto Pietro. Quindi vi erano animali puri,
animali impuri e c'erano anche animali abominevoli, diciamo così. Ed erano tutti mescolati insieme. Quindi messi insieme in questo lenzuolo, e la sola vista deve aver stupito Pietro. Non posso vedere tutte queste cose qui. E la visione fu accompagnata anche da una voce. Versetto 13. Quindi non è che ha visto soltanto, ha anche udito, e una voce gli disse: alzati Pietro, ammazza e mangia. La visione fu accompagnata, come dicevo, da una voce che comandò a Pietro di alzarsi e soddisfare la sua fame. Lui aveva una gran fame, vi ricordate? Era in preghiera, ma si è sviluppata una forte fame dentro di lui. E Gesù, il Signore dice in questa, insomma, questa voce dice a Pietro: alzati, soddisfa la tua fame tra le carni assortite a disposizione tua su questo lenzuolo. Questa deve essere stata l'ultima cosa che, secondo me, Pietro si aspettava di vedere o sentire in una visione. Infatti gli sembrò, con tutti i suoi pregiudizi ebraici, perché Pietro era un ebraico, insomma, un ebreo abbastanza inquadrato, più che una visione gli sembrò un incubo. Probabilmente, penso, perché non si sarebbe mai aspettato che qualcosa di questo tipo, impuro, abominevole, dovesse ammazzare e mangiare. Quindi per lui era un incubo che piuttosto che una rivelazione di Dio. Sì, diciamo, si ritrasse, diciamo, con orrore al solo pensiero, probabilmente scandalizzato da quello che i suoi occhi stavano vedendo, da questo empio miscuglio di animali posti davanti a lui, animali puri, animali impuri, abominevoli. Sicuramente lui si sarà sentito veramente scandalizzato. E infatti c'è, diciamo, l'ordine di Dio, ma vediamo al versetto 14 l'obiezione di Pietro. Lui ha questa visione su questo terrazzo, vede quello che deve vedere, sente quello che deve sentire, ma lui dice, versetto 14, chi lo legge? Ammazza e mangia era l'ordine di Dio? Ma Pietro rispose: assolutissimamente no, Signore. No, assolutamente no, Signore, perché io non ho mai mangiato nulla di impuro e di contaminato. Assolutamente no. In siciliano, assolutamente messo. Assolutissimamente. Tu l'hai potenziato, l'ha potenziato. Assolutissimamente. È pericoloso. Però, no, ha interpretato il pensiero di Pietro. Maria, ci sei. Assolutissimamente no. Ma l'ha letto così, ma nella Bibbia c'è scritto così, no? Assolutamente. Ok. Ah, perché stai paura per questo? Allora, assolutamente no. Però attenzione, Pietro obietta al comando di Dio, ammazza e mangia, e dice assolutamente no, lo specifichiamo, assolutamente no, Signore, perché io non ho mai mangiato nulla di impuro e di contaminato. E la voce gli parlò di nuovo la seconda volta. Versetto 15, guardate bene, lo facciamo leggere a Maria che ci cambia la versione, oppure la conserviamo la versione? No, scherziamo, Maria. Ci facciamo qualche risata mentre studiamo la Bibbia, non fa male. Però cosa dice il versetto 15? Le cose che Dio ha purificate, non farle tu impure. E Pietro adesso sta andando in crisi, perché lui era convinto che quello che lui credeva e faceva era parte di Dio e mai avrebbe disobbedito a Dio. E c'è questa lotta tremenda che ebbe luogo proprio nell'anima di Pietro. Poi, diciamo, c'era il suo radicato pregiudizio religioso. Questo pregiudizio religioso viene rinforzato dai chiari comandi della legge rituale dell'Antico Testamento, rafforzato anche da anni di insegnamento rabbinico, dalla tradizione diciamo ebraica, rafforzato anche dalla pratica di una vita che lui ha vissuto. Insomma,
Questo pregiudizio religioso si opponeva a quello che questa voce gli diceva di fare. Come possiamo notare, come sempre, Pietro non ha imparato molto la lezione, perché mentre era con Gesù, che faceva Pietro, vi ricordate? Parlava quando non doveva parlare, diciamo, no? Era impulsivo nel suo parlare, non ragionava molto, non sapeva cosa dire e parlava. Come sempre, come possiamo notare, Pietro, come sempre, sbottò ciò che aveva in mente. Assolutamente no, Signore. O assolutissimamente. Va bene lo stesso. Potremmo dire niente affatto, Signore. Niente affatto, Signore. Oppure potremmo dire non così, Signore. Come volete voi. Ora, io adesso vorrei che ci soffermassimo un po' su queste tre parole. Assolutamente no, Signore. D'accordo? Scrivetele su un pezzo di carta, ce l'avete? Scrivete queste tre parole su un pezzo di carta, io vi posso prestare la matita. Assolutamente no, Signore. Assolutamente no, virgola, Signore. Scrivetelo su un pezzo di carta, sul cellulare, insomma. Ormai possiamo scrivere dappertutto. Perché queste tre parole, noi quando ci troviamo davanti a Dio, queste tre parole sono incompatibili con la vita cristiana. Non possono stare insieme, tutte e tre le parole. Assolutamente no, Signore. Secondo voi, dove sta l'incompatibilità di queste parole? Potete parlare. Assolutamente no, Signore. È una negazione assoluta. Ok. Non è soltanto una negazione, ma anche assoluta. E poi c'è anche l'altra parte. Signore. Tu volevi dire, Jessica? Sì. Che se veramente il nostro Signore... Attenzione a quello che dici, eh? Perché poi sarà usato contro di te. Okay, no, però dillo. E tanto è registrato. Di. Ok. E ti assumi la responsabilità. Nel senso che se veramente il nostro Signore, in realtà non potremmo avere scelta. Non potremmo dire assolutissimamente no. L'uno esclude l'altro. Ok. Si può dire, ma non si dovrebbe. L'ha detto, sì. Qualcun altro voleva aggiungere? Ok. Allora, non si dovrebbe, ma si può dire. Cioè, si può dire, ma non si dovrebbe. Sì, perché si può sbagliare, ok. Secondo voi, se il Signore ci parla con la sua parola, dobbiamo fare una scelta nella nostra vita che potrà cambiare la nostra vita radicalmente. Può essere un problema caratteriale del nostro carattere, può essere una decisione importante, un trasferimento, può essere di andare in missione. Insomma, il Signore ci parla. Siete d'accordo che il Signore ci parla? Ci parla. Lo ascoltiamo, sentiamo la voce, nel senso che ci parla, e noi diciamo assolutissimamente no. Ma come che ti è uscita questa parola che è difficile da dire? Ti è venuta, assolutissimamente no. E noi diciamo assolutissimamente no, Signore. Cioè, da un lato diciamo no e poi diciamo Signore. Sì, però... Sì.
Alcune volte noi siamo più radicati alla tradizione che alla parola del Signore, no? Un giovane credente, vi racconto una storia, si trovò di fronte a una scelta davvero importante, la scelta di obbedire alla chiamata di Dio per andare in missione. È una scelta molto importante che tanti giovani possono avere, anche oggi, no? Ci crediamo che il Signore chiama alla missione? E insomma, doveva fare questa scelta, se obbedire alla chiamata in missione o continuare con il suo lavoro comodo, con il suo lavoro gratificante. Quindi si trovò in questa decisione così importante e pensò di chiedere consiglio a un missionario di vecchia data, veterano, diciamo così. E il giovane spiegò quanto chiaramente Dio l'avesse chiamato. Spiegò quanto fosse difficile fare la scelta per lui di andare in missione. E il missionario ascoltò questo giovane che gli aprì il cuore. Il missionario prese la Bibbia, la sua Bibbia, e prese questo passo di Atti 10 e indicò al giovane le parole di Pietro. Dopo che il ragazzo gli ha detto che doveva scegliere se andare in lavoro o continuare, cioè se andare in missione o continuare col suo lavoro, il missionario prende questo brano e gli dice: guarda, questa parola, questa frase di Pietro. Pietro disse: assolutamente no, Signore. Non così, Signore. Oppure l'anziano gli lesse queste parole e poi disse: non puoi dire così. Il Signore ti chiama a fare una scelta. La chiamata è chiara, è specifica, ma tu hai una lotta interiore, cioè il lavoro è gratificante, è anche remunerativo. Non puoi dire così, spiegò l'anziano missionario. O è assolutamente no, o è Signore. E l'anziano dice: le due parole messe insieme sono una contraddizione in termini. Ora, continuò questo anziano con questo giovane, lo stava aiutando, e gli disse: prendi la mia Bibbia, prendi questa matita, siediti qui e prega. Prega su questo, prega su quanto stai leggendo, prega su quanto Dio ti sta chiamando a fare. A proposito, voi fate la meditazione ogni giorno seduti o in piedi o in ginocchio? L'importante è fare la meditazione, ok? E dice: prendi questo brano, prendi questa matita, siediti, prega su questo brano, su quella che è la tua chiamata, poi cancella con la matita una delle espressioni. Cancella le parole assolutamente no e lascia la parola Signore, o cancella la parola Signore e lascia le parole assolutamente no. Questa è la matita. Fatelo voi adesso. Perché la vita cristiana si decide qui. O assolutamente no, oppure Signore, sì. Cioè la vita cristiana la decidiamo noi. Il Signore ci parla, il Signore ci chiama, il Signore ci dice di fare determinati cambiamenti nella nostra vita e noi ci opponiamo, perché noi abbiamo ormai le nostre abitudini, abbiamo la nostra mentalità, no? Noi adesso ne sappiamo più di Dio, perché Dio ci dice di cambiare e noi diciamo opponiamo resistenza. Assolutamente no, Signore. Alte, da ora in poi o dici assolutamente no o dici Signore. Cosa cancellerete voi da queste tre parole? È importante. Non possiamo decidere quando vogliamo noi. La chiamata è adesso. Il cambiamento deve avvenire adesso. L'obbedienza deve avvenire adesso, non dopo. Assolutamente no, Signore, non si può dire. Cosa scegliete di fare?
però qualcuno può dire, l'ha detto Pietro, posso dire pure io. Sì, certo, ma non significa che Pietro è un buon esempio in questo caso. Si sta opponendo a una visione celestiale, a un cambiamento importante che fra poco scopriremo. Quanti credenti vivono in contraddizione? Vivono proprio con questa espressione, assolutamente no, Signore. Che faccia di bronzo si può avere? Perché col Signore o è sì, sì, Signore, o no. Assolutamente no. Io mi auguro che qui noi e chi ci guarda da casa e ci segue da casa possiamo veramente esaminare la nostra vita. Quando il Signore ci vuole cambiare, non opponiamo assolutamente no, Signore. È pura disobbedienza. Mostriamo a malapena il fatto che abbiamo rispetto per il Signore, diciamo Signore, ma stiamo facendo la scelta nostra. E no, assolutamente no. Non so se avete domande su questo punto e se è una cosa importante o meno per voi. Io la ritengo davvero fondamentale, perché qui c'è la scelta che io faccio se essere un credente ubbidiente oppure essere un credente così e così. Ci sono domande? Cosa avete cancellato? Si può sapere? È una cosa privata. Assolutissimamente no. L'avete cancellato o l'avete sottolineato? No, l'avete cancellato. Amen. Anche perché quando ci presenteremo davanti al Signore, il Signore se ci dovesse dire assolutissimamente no, sarebbe un problema, già, se poi è rafforzativo. Vabbè, quindi pensiamoci bene quando dobbiamo fare una scelta di vita, quando dobbiamo obbedire se diciamo assolutamente no, Signore, oppure se diciamo Signore. Così Pietro, tornando al nostro testo, scoprì molto presto e gli fu detto senza mezzi termini di non etichettare come impuro ciò che Dio aveva purificato. Io lo dice chiaramente. E Pietro dovette imparare che la legge rituale dell'Antico Testamento, che lui conosceva molto bene, non era più vincolante. È lì che doveva capire Pietro che quello che già aveva fatto da secoli il popolo di Israele non era più vincolante e che alcuni dei suoi atteggiamenti avrebbero dovuto cambiare, come il Signore vuole che anche noi dobbiamo cambiare. E qui c'è la super regola di Dio, scrivete anche questa, la super regola di Dio, scrivetela. Nei versetti 15 e 16 c'è la super regola di Dio. Se Dio dice che una cosa è accettabile, non dire che non lo è. Scrivila. È la super regola. Se Dio dice che una cosa è accettabile, non dire che non lo è. Nel versetto 16 troviamo la conferma. Questo fatto tre volte, fu fatto tre volte, e il lenzuolo fu ritirato di nuovo in cielo dopo tre volte. La triplice ripetizione delle parole, le cose che Dio ha purificate, non farle tu impure. Diciamo che questa triplice ripetizione risuonava ancora continuamente nel cuore di Pietro. Se Dio dice che una cosa è accettabile, non dire che non lo è. Eppure quante volte noi diciamo no, non è così. Tre volte il Signore ha dovuto ripetere questa cosa qua. Non bastava una volta. Tre. Perché tre volte? Sempre tre. Sempre tre, bravo. Sempre tre. Sempre tre volte. Qui c'è un messaggio molto importante che Pietro ancora non digeriva. Poi finalmente l'ha digerito, l'ha capito. Perché la potenza purificatrice del Calvario si estendeva molto più in là di quanto Pietro avesse mai sognato o immaginato. Perché Pietro stava pensando che la salvezza era solo per il popolo di Israele.
quelli puri, gli impuri, gli abominevoli? No, assolutamente no. E invece qui il cielo stava per essere occupato di una varietà di popoli e nazioni di quanto la sua ristretta visione ebraica potesse permettere di vedere. Un'infinità di persone, il cielo popolato da nazioni, da tribù, da nazioni e popoli di ogni dove. Ma per il momento Pietro non era del tutto sicuro di cosa la visione portasse, ancora non ha capito bene la visione. Quindi abbiamo visto i contenuti, abbiamo visto il comando, adesso vediamo la confusione di Pietro. Versetto 17. Mentre Pietro dentro di sé, si domandava che cosa significasse la visione, ecco gli uomini mandati da Cornelio, i quali, avendo domandato della casa di Simone, si fermarono alla porta. Qui c'è la confusione di Pietro. Pietro si chiede che cosa significhi tutto questo. E per primo notiamo la perplessità segreta di Pietro. Guardate qui, dice che, versetto 17, mentre Pietro dentro di sé si domandava, c'è questa perplessità segreta dentro di sé. Ora era ben sveglio, ovviamente, Pietro, è finita la visione, e sopra di lui il sole splendeva. Vi ricordate dove sta? Sta ancora sul terrazzo, è mezzogiorno, sarà passato ancora qualche minuto, ma stiamo lì, l'orario è quello, e laggiù, mentre lui sta guardando, poteva vedere il grande mare, no? Molto più grande del suo piccolo mare di Galilea, se vogliamo. Poteva vedere i suoi orizzonti che si estendevano così lontano, sempre più lontano, verso ovest, verso le nazioni gentili del mondo romano, del potente mondo romano. E in questa perplessità segreta Pietro forse sentiva, mentre sta avendo questi dubbi dentro di sé, il rumore del conciatore di pelle. Magari dalla cucina saliva l'odore provocante degli spaghetti allo scoglio. Non lo so, c'era tutto questo fare da fare mentre lui stava pensando tutti questi dubbi dentro di sé. Ma la mente di Pietro era occupata adesso dalla sua visione. Un lenzuolo dal cielo, tutti i tipi di creature, puri e impuri. Ora tutti dichiarati puri e destinati al cielo. Che vuol dire? Che vuol dire tutto questo? Cosa poteva significare? Sicuramente non significava che gli animali di tutti i tipi dovevano essere portati in cielo. Non era questo il significato. Sicuramente significava che qualche cambiamento radicale aveva avuto luogo nella legge rituale ebraica. Questo significava che stava cambiando qualcosa nel rituale ebraico. Ma era tutto ciò che significava? Così Pietro dubitava in se stesso, o potremmo dire era perplesso, come si potrebbe dire oggi. Ora, la domanda è, quante volte, cercando di fare l'opera del Signore, ci siamo trovati proprio nella stessa condizione di Pietro, perplessi? Seconda cosa, prima di concludere, tra qualche minuto concludiamo. Abbiamo visto la perplessità segreta di Pietro, vediamo l'improvvisa percezione. Guardate i versetti 17, la seconda parte fino al versetto 20, cosa dice? Ecco degli uomini mandati da Cornelio, i quali, avendo domandato della casa di Simone, si fermarono alla porta. Avendo chiamato, chiesero se Simone, detto anche Pietro, alloggiasse lì. Mentre Pietro stava ripensando alla visione, vedete? Lo Spirito gli disse, ecco tre uomini che ti cercano. Alzati dunque, scendi e va con loro senza fare scrupolo, senza fartene scrupolo, perché li ho mandati io. Quindi c'è questa improvvisa percezione, non capita spesso nella vita di vedere il Signore mostrare proprio con la sua mano in modo così prominente nelle nostre decisioni. E Pietro qui doveva fare un cambiamento incredibile. Dobbiamo essere certi, se siamo in piena comunione col Signore, e spero che lo siamo, il Signore è all'opera nella nostra vita ed è pienamente coinvolto in ogni nostra decisione. Se siamo però in piena comunione col Signore,
Ogni nostra decisione vuol dire che il Signore ci sta guidando. Quando una decisione, diciamo, penso sia importante ricordarsi di questo, quando arriviamo a un bivio nella nostra vita. C'è un bivio spesso che ci troviamo noi davanti nella nostra vita. Quando una decisione in un modo o nell'altro influenzerà la nostra vita per tutto il tempo o per molto tempo, qui necessita proprio l'intervento di Dio. Quindi se noi siamo in piena comunione col Signore, cosa che Pietro sta dimostrando di essere, lo Spirito Santo è attivamente coinvolto e ci permetterà di prendere la decisione giusta se lo aspetteremo. A questo riguardo mi sento di dire che di solito non è saggio prendere una decisione finché dura la perplessità. Sei perplesso per una cosa? Non decidere. Aspetta. Se non sai cosa fare, non farlo. Non farlo. Questo penso sia il miglior consiglio che puoi ricevere in un momento di crisi nella tua vita. Sei perplesso? Non sai cosa fare? Aspetta solo un po' e la perplessità si risolverà e ti sarà data una chiara indicazione, come se tu fossi proprio in comunione con la mente dello Spirito. A volte succede, a volte l'acqua versata in un bicchiere potrà essere torbida, no? Mi succede, è successo tante volte. E metti l'acqua nel bicchiere e vedi che dentro l'acqua c'è qualcosa di torbido. Però quando accade che l'acqua è torbida, se posiamo il bicchiere per qualche istante, poi cosa succede? Si schiara. Le impurità, se ce ne sono, si poseranno nel fondo e l'acqua diventerà chiara. È così per le nostre decisioni. L'attesa spesso chiarirà le questioni. L'attesa. E molti dei nostri errori derivano dall'agire per impazienza. Impazienza. Pazienza, impazienza. La via della pazienza. Ma io... è così. Ammazza e mangia. E così Pietro si attardò sul terrazzo. Vi ricordate, aveva una fame da lupo. Ormai però era costretto a ripensare a tutto quello che era successo, che quello aveva visto, ascoltato. E mentre Pietro era lì, si attardò sul terrazzo finché all'improvviso bussarono alla porta. In quell'istante, mentre lui aveva tutte queste perplessità nel suo cuore, bussarono alla porta e il suono del suo nome coincise con una chiara indicazione dello Spirito Santo. Ci sono tre uomini, va con loro. Seguili perché li ho mandati io. Questo è importante. Per finire dico soltanto cosa significa questa visione che ebbe Pietro. Ora, secondo la legge giudaica, alcuni cibi erano proibiti. Basta leggere Levitico 11 per scoprire questo. Ma le regole riguardanti il cibo, per esempio, vietavano ai giudei di mangiare con i gentili, con i pagani, per non correre il rischio di contaminarsi. A proposito, io ricordo quando siamo andati in Israele e c'erano alcuni di questi religiosi, no? Quando ci incontravano noi turisti, non ci guardavano. Tu ti ricordi, Giampaolo, vero? Abbassavano, o si giravano così, oppure col cappello grande che avevano abbassavano la testa per non contaminarsi. Giusto giusto con noi si dovevano contaminare. Però erano così, la legge era questa, e infatti gli stessi gentili erano considerati impuri. La visione di Pietro stava a significare questo, ve lo dico, già sicuramente lo sapete, ma ve lo ribadisco. Significare che Pietro non avrebbe dovuto considerare i gentili, i pagani, come un popolo inferiore al quale Dio non avrebbe concesso la redenzione. Il problema stava qui. Pietro e tutti gli altri apostoli dovevano capire che la predicazione del Vangelo doveva essere estesa a tutti,
anche ai gentili. Quindi prima della visione Pietro non avrebbe mai creduto che un ufficiale romano potesse essere salvato. Mai. Non sarebbe mai andato. Ed era necessario che qui ci fosse proprio questo cambiamento. E che Dio con pazienza, come proprio un consulente di primo livello, vieni in preghiera con me, ti vuoi mettere in comunione con me, ti viene fame, io ti presento da mangiare, ti presento di tutto e di più. Non più rifiutare, ammazza e mangia. Ma Dio vuole dire qualcosa di più. Il Vangelo va predicato a tutti. E Pietro l'ha capito. L'ha capito. E dopo la visione, Pietro capì che doveva andare con i messaggeri in casa di un gentile per comunicargli la buona novella della salvezza in Cristo Gesù. Dopo le tre visioni. Tre. Non bastava la prima? Tre. Quante volte il Signore deve ripetere le cose affinché noi possiamo ubbidire? Sì, ma io lo so cosa devo fare. Non lo faccio. Ma perché? Assolutissimamente no, Signore. Forse dobbiamo iniziare a cancellare qualcosa nella nostra espressione con il Signore. Perché se il Signore ha deciso una cosa, quella cosa è. E non dobbiamo cambiare noi il piano di Dio. Dio aveva deciso che il suo sacrificio, il sacrificio di suo figlio, doveva servire per tutta l'umanità. Non sarò io a impedirgli questo piano. E io non posso dire assolutamente no. Io dico assolutamente sì, Signore. Queste sono compatibili. Assolutissimamente sì, Signore. Assolutissimamente no, non è compatibile con Signore. Assolutamente sì, Signore. Signore, ti ringraziamo perché attraverso questa parola tu hai toccato, spero, hai toccato il mio cuore sì, lo so, ma anche il cuore dei miei fratelli e delle mie sorelle qui e anche di coloro che seguono da casa. Signore, grazie per la tua bontà, per la tua misericordia, per la pazienza che usi e hai usato in questo caso con Pietro. E grazie perché il Vangelo attraverso Cornelio poi è arrivato fino a noi, noi gentili, pagani, lontani da te, separati da te, lontano dai patti. E grazie perché ci hai fatto entrare nella tua famiglia. E noi ti siamo riconoscenti per la tua bontà, per la tua misericordia, per la redenzione in Cristo Gesù. Ti preghiamo, Signore, che ognuno di noi qui possiamo cancellare quelle due paroline, assolutamente no, e lasciare Signore semplicemente, cioè credere, sottomettersi alla tua parola, ai tuoi comandi e ubbidire prontamente. Grazie, Signore, perché tu hai un piano per noi e noi non vogliamo opporci a questo piano. Te lo chiediamo di far sì che noi possiamo ubbidire a ogni tuo comando. E lo vogliamo fare di vero cuore. In Cristo Gesù ti preghiamo. Amen.